Ecofuturo 2016, buongiorno, siamo qui con Sauro Valentini, che di Ecofuturo ormai è un amico, e Marco Lion, per la presentazione del premio Gianfranco Sciarra. Che cos'è il premio Gianfranco Sciarra? Il premio Giancarlo Sciarra è un'idea che nasce sia dall'associazione Giga, ma da, soprattutto da un gruppo di suoi amici e colleghi, e come idea vuol premiare una tesi inerente il settore di cui lui era leader, cioè l'ecologia industriale, e un'innovazione ecotecnologica. Questo per ricordare un amico, un fratello che purtroppo ci ha lasciato prematuramente. Chi era Sciarra? Gianfranco era di Siena, era un militante politico, in particolare dei Verdi, è uno di quelli che ha fatto nascere nell'85 la Federazione delle Liste Verdi e ha seguito la storia dei Verdi fino alla sua morte, con tutte le peripezie che questo movimento ha avuto. È stato consigliere comunale e provinciale a Siena, e quindi si è impegnato a livello locale, ma diciamo che era un esponente importante a livello nazionale del Consiglio federale dei Verdi, dove dava il suo contributo appassionato e sentito come persona che lavorava nel campo ambientale, in particolare nel campo degli studi, degli effetti dei veleni che vengono immessi in atmosfera sia in agricoltura che a livello industriale, e portava quindi anche la sua qualità di scienziato nei lavori dei Verdi. Sauro, possiamo svelare chi ha vinto? No, perché è la prima edizione, quindi ancora dobbiamo partire. E allora quanti candidati ci sono? Come funziona la selezione? La selezione partirà adesso in realtà, e attraverso un percorso di iscrizione e presentando i lavori, da qui alla fine dell'anno verranno poi valutate da una giuria formata da scienziati, giornalisti, i vari lavori, e i due lavori vincitori verranno premiati nel giorno del compleanno di Gianfranco Sciarra, quindi il 13 di marzo dell'anno prossimo. I due lavori che arriveranno secondo e terzo nelle due sezioni saranno Ecofuturo del 2017, ovviamente, a presentare il lavoro. C'è un premio vero e proprio? Sì, per la sezione delle tesi ci sono in palio 1.000 euro, per la sezione dell'innovazione tecnologica ci sono 3.000 euro e per gli altri c'è un rimborso spese per raggiungerci a Rimini o Alcatraz. Vediamo dove lo faremo, insomma. Come faccio a inviare la mia tesi, il mio contributo? Allora, i bandi sono disponibili su internet, sul sito di ecuologia.it. Esistono anche delle caselle email, premiosciarra@gmail.com, sulla quale chiedere informazioni, delucidazioni, eccetera. Grazie mille.